Ciao a tutti ragazzi, come state? Ed eccomi qui tornata con un altro video. Allora, come vi ho già detto nel video precedente, questa volta vi volevo far vedere tutte le cose piano piano che ho comprato nei vari negozi in questo periodo. Se non avete visto il video precedente, magari ve lo lascio, vi lascio il link nell'info box. Praticamente, breve introduzione, nel video precedente avevo fatto vedere molto velocemente tutte le cose che avevo acquistato in questo periodo, però non mi ero soffermata più di tanto, a dire il vero non vi ho fatto vedere praticamente niente. Quindi, come vi avevo promesso nel video precedente, questa volta vi farò vedere piano piano, tranquillamente, tutte le cose che ho comprato. Avevo però pensato di dividere, diciamo, tutte le cose che ho comprato in questo modo, perché siccome ne ho comprate davvero tante, io penso che il video potrebbe durare veramente troppo. Quindi pensavo di farli un po' più corti, magari per il fatto che alcune persone non hanno così tanta voglia di guardarsi 20 minuti di video di me. Okay. Quindi per farli un po' più corti ho deciso di dividere, diciamo, i vari negozi in questo modo. Quindi ho pensato di fare un primo video facendovi vedere tutto l'abbigliamento, magari di Stradivarius, assieme a Bershka, assieme a Pull&Bear e assieme a Tezenis e non mi ricordo più, e Telly Whale. Mentre nel prossimo video magari vi faccio vedere le cose di Mango, Zara e Dani, che diciamo che sono i negozi quelli un po' più costosetti, dove le cose sono un po' più trendy, più chic, però appunto costano di più. Allora, in questo momento non so ancora decidere, nel senso che non so se farvi vedere tutte le cose appunto che ho comprato di questi 3-4 negozi. Parto con le cose di Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Zenith e Telly Whale. E però non so se farvi magari un video solo dove appunto vi faccio vedere l'abbigliamento, magari descrivendovi un po' come mi sembra, come mi è sembrato quando l'ho provato in camerino, eccetera eccetera, oppure se farvi anche vedere come mi sta addosso. Però non ha importanza, perché in caso i video posso farli staccati e poi magari ve li unisco. Intanto adesso ci penso. Comunque adesso cominciamo con il video, vi faccio vedere piano piano tutte le cose che ho comprato. Che poi in realtà, pensandoci bene, io penso che fare un video completo, nel senso che farvi vedere le cose che ho comprato e in più farvi vedere anche come mi stanno addosso, sia comunque un video più interessante. Anche perché io quando guardo dei video delle youtuber, di alcune youtuber, quando fanno magari il video dove appunto comprano qualcosa online oppure comprano qualcosa comunque dei negozi che hanno loro nel loro paese e se li provano anche nello stesso video, non lo so, mi sembra comunque qualcosa di più interessante da vedere, anche per capire come appunto sta la gonna, il pantalone, la maglia, il maglioncino appunto alla ragazza, non lo so, lo vedo un po' più bello, più carino, e quindi appunto avevo pensato di farvi vedere anche come mi stanno addosso queste cose. E niente, quindi possiamo anche procedere con il video. Ok, quindi dopo questa breve introduzione vi faccio vedere da dove partiamo. Possiamo partire da... non lo so, perché in realtà di Stradivarius ho preso tantissima roba, cioè una cosa incredibile. Però poi, tipo di Bershka, questa volta, che poi Bershka è il mio Bershka. Si sente che sono veneta, no? Perché pronuncio Bershka in una maniera orribile. Comunque, in realtà questo negozio è appunto il mio preferito. Ogni volta che vado dentro, che vado a capire cosa c'è di nuovo, qual è la nuova collezione, oppure cosa c'è in saldo, riesco sempre a trovare un sacco di cose. Mentre se vado magari da Stradivarius oppure da Pull&Bear non riesco mai a trovare niente. E quindi non lo so come mai questa volta è andata al contrario, cioè tutto il contrario, ho trovato un sacco di cose da Stradivarius, ma niente da Bershka, ma va bene. Quindi magari vi faccio vedere prima le cose di Bershka, che credo di aver comprato una sola cosa, e poi vi faccio vedere Pull&Bear, che appunto ho comprato una sola cosa,
poi faccio vedere Telly Whale, Zenith, e alla fine del video vi faccio vedere tutte le cose che ho portato da Stradivarius perché sono molto molto belle. Allora, quindi partiamo con Bershka. Parliamo con Bershka. Basta dire Bershka perché veramente mi sento idiota. Allora, come avevo detto, non ho trovato niente. E quindi l'unica cosa che ho trovato, che insomma potevo fare anche farne a meno, non è che ne ho bisogno, però non so, mi sembrava comunque carina. Non so se vi ho detto, ma queste cose praticamente le ho prese tutte con i saldi e quindi sono stata molto molto fortunata. Allora, questo è quello che ho preso praticamente da Bershka. È una maglietta a maniche lunghe, più o meno sullo strettino, perché comunque stanno abbastanza attillate, poi dipende anche dal fisico che ha una persona, infatti io ho le braccia stra grosse, muscolose, dai. E l'ho preso, allora, ho preso una XS. In realtà la mia taglia è tra una XS e una small, però tante volte sapete che le taglie sono un po' così e quindi a volte mi prendo una extra small, a volte mi prendo una small. Insomma, bisogna sempre provarle le cose, mai dare per scontato. Comunque questa appunto è una maglia, è trasparente. Non so se potete vedere attraverso il video, ma quando ve la farò vedere addosso magari potrete capire meglio. È completamente trasparente e questa appunto potrebbe andare bene, cioè io me la vedo più che altro magari o con un top nero sotto o nuda. No, sto scherzando ragazze, nuda anche no, però sì, con un top magari, un reggiseno nero o qualcosa, magari in pizzo, non lo so. Comunque questa mi sembrava carina e vi dico anche quanto l'ho pagata, non so se vi può interessare, ma l'ho pagata perché costava, non lo so, perché ovviamente ci sono 500 etichette sopra. Vediamo se riesco a vedere quanto costava. Ovviamente ragazzi, assurdo, costava 0 euro, e quindi non sono stata tanto fortunata perché l'ho pagata 3,99 euro. In realtà se non andavo con i saldi la pagavo 0 euro. Parole. Vabbè, in realtà no, non so, a parte gli scherzi, non so quanto possa costare una cosa del genere. Sarà costata più o meno su 10 euro, penso, non posso, sì, non penso che costi tantissimo una cosa del genere, ma comunque era a 6,99 euro all'inizio dei saldi e io l'ho pagata a 3,99 euro, e quindi sinceramente per 3,99 euro questa è mia. Poi per quanto riguarda Pull&Bear, che è un altro negozio dove io non riesco a trovare niente, non so perché, non lo so che molte ragazze invece trovano un sacco di cose, ma io ho niente da fare. Comunque l'unica cosa che ho preso sono questi pantaloni che magari avete visto anche nella foto che ho postato su Instagram, in caso vi lascio il mio link del profilo sempre sull'info box, nell'info box. Allora, questi sono praticamente dei pantaloni lunghi e larghi, diciamo, e sono praticamente i cosiddetti mom jeans, che penso siano i jeans più comodi in assoluto, perché sinceramente dovete capire che ultimamente, sarà da 4-5 anni, io non riesco più a mettermi i jeans, ad indossare i jeans, non riesco, cioè vi giuro, mi danno un fastidio sulle gambe, sono stra sconfortevoli. Non lo so, cioè, sono bellissimi, per carità, ne ho tantissimi. Non vi faccio neanche vedere cosa ho dentro l'armadio perché veramente prendete paura. Ne avrò una cinquantina. Però sono talmente stretti, che poi sono i jeans, diciamo, che si utilizzavano un po' di anni fa, che non ce la faccio. Cioè, proprio mi sento super legata. Io sono amante dei leggings, quindi in inverno sono praticamente anche in montagna con la neve, con i leggings, cioè possono essere anche super leggeri, ma non mi interessa, sono stracomoda, cioè mi sembra proprio di essere in pigiama. Se no, appunto, la scoperta della vita,
sono i mom jeans, che invece allora sono praticamente dei jeans, solo che sono super comodi perché appunto non stringono, non sono larghi. E vabbè, questi sono particolari perché alla fine il colore non è il solito blu, diciamo, jeans, ma sono arancio con delle sfumature praticamente sul viola, rosso, sì, su questi colori qua, dietro così. Poi, per quanto riguarda invece The Zenis, allora, ho praticamente, vabbè, sono andata in due giorni differenti. Ah, non vi ho detto quanto costavano i pantaloni, vediamo se ho il targhettino qua. Allora, costavano praticamente 30 euro e con i saldi li ho pagati 16, insomma 15,99, però non sto lì a dirvi anche i centesimi, quindi 16 euro, praticamente la metà. Poi invece per quanto riguarda The Zenis, appunto sono andata in due giorni differenti e quindi ho preso, vediamo qui se è molto semplice, allora, un giorno sono andata a prendere al volo questa maglietta, vabbè adesso è stropicciata ovviamente, è una maglietta taglia small, che poi è la taglia più piccola che ha The Zenis, e è una maglietta tranquillamente easy, ha sulle maniche questi, come si chiamano, tipo volandi, velo, e il colore è praticamente un beige, cremetta, rosa chiaro, rosa carne, insomma avete capito. E questa costava 13 euro e io l'ho pagata 4. Insomma, io dovete sapere che sono la ragazza degli affari. Tutti gli affari più fighi del mondo io li faccio, fortunatamente. E quindi niente, è una maglietta normale, tranquillissima. Come seconda cosa invece, sono andata a comprare questi due top, che a farveli vedere così fanno veramente schifo, sembrano delle straccette per pulire la macchina, ma in realtà sono stra bellissimi, li vedrete appunto nella clip che vi metto quando appunto me li provo, e sono dei top che, queste sono ovviamente le spalline, questa parte qua è quella che va dietro e poi si allaccia davanti con un fiocchetto. Vabbè, così è un po' difficile da farvi vedere. Comunque, questa è sempre una taglia small, costava 10 euro e io l'ho pagato 5. E come vi ho detto, devo sempre trovare l'affare. E questo invece è lo stesso, è la stessa cosa, solo che con un colore diverso, con una trama diversa. Ma procedendo, queste sono due cose che ho preso invece da Telly Whale. Non so come si pronunci, penso sia così, insomma, molti lo pronunciano in maniera diversa. In ogni caso sono due pantaloni che sono praticamente identici, solo che cambiano il colore. Allora, questo è un pantalone sempre lungo, molto molto leggero, perché il materiale è un materiale straleggero, penso molto molto fresco anche, e qua davanti praticamente ha la cintura, quindi poi si chiude con questa cintura qui. Questa è una 34, e la, diciamo, la taglia più piccola che c'è da Telly Whale è una 32, però penso che le taglie di Telly Whale siano strane, perché la 32 praticamente non va bene neanche a un neonato, e quindi io ho preso la 34. Poi vabbè, comunque questo è un pantalone diverso magari da quello che può essere un jeans stretto, questo ovviamente comunque è morbido, quindi magari anche il 32 poteva andarmi bene, magari mi stringevo un po' in alto sulla vita, ma caso ho preferito prendere una 34 per stare un po' più tranquilla, più comoda. Quindi questo è il versione, diciamo, beige, perché ormai in questo periodo sono amante del beige. E invece l'altro, che è la stessa cosa, identica, è con colore un po' più sul tipo verde militare, verde medico, non so come cavolo si dice. Comunque questo è il colore, è sempre una 34 ovviamente, e questi due pantaloni non li ho comprati quando c'erano i saldi, infatti costavano 26 euro l'uno, solamente che c'era tipo una promozione che se ne prendevo due il secondo appunto
prodotto veniva a metà prezzo, non mi ricordo se era una cosa del genere oppure un po' diversa, forse sì, insomma non mi ricordo, credo di averne pagato praticamente uno a prezzo pieno e l'altro a metà prezzo. Possiamo passare a questo, che praticamente è più grande di Pizzaboline. Stradivarius, vi ho già detto, ho preso un sacco di cose. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono questi pantaloni. È sempre in versione tranquilla, comoda, da pigiama. E sono sempre sul largo. Sono stropicciati ovviamente perché sono in borsa da gli anni e quindi niente, sono stracomodi, sono comodissimi, morbidissimi, leggerissimi, hanno due tasche qua davanti che sono praticamente enormi, cioè ci stanno due mani dentro, sia di qua che di là. Questa è una small, sì, è una small, esiste anche la extra small, però non lo so, mi pare non ci fosse la taglia per questo colore qui, insomma, che è tipo un colore mattone, penso. E quindi ho preso una small e da 20 euro che costavano li ho pagati 10, quindi praticamente metà prezzo. E questi qua li ho presi con i saldi ovviamente, mentre prima che ci fossero i saldi ovviamente avevo preso gli stessi, però con appunto questo colore tipo cammello beige crema, insomma il solito colore che a me in questo periodo fa impazzire, e questi invece ovviamente li avrò pagati a prezzo pieno perché non c'erano ancora i saldi. Altra cosa che ho preso sempre da Stradivarius è praticamente questo maglioncino. Sì, l'ho preso praticamente 3 settimane fa, quindi in piena estate, però ovviamente quando è estate le cose invernali te le lanciano così a 0 euro e quindi ovviamente non potevo farmi scappare questo super maglioncino lungo, grande, confortevole, colore tipo bianco sporco perché non è il bianco che ho qui sulla maglietta ma è un tipo un cremetta sempre. Questa è una taglia small che costava praticamente 30 euro e io l'ho pagato 6 euro, cioè l'80% di sconto su un maglioncino che praticamente, adesso vi dico subito perché l'ho preso perché c'è il 77% di cotone. Allora, breve introduzione, dovete capire che io una volta mi prendevo un sacco di maglioncini, un sacco di felpe, qualsiasi cosa, insomma, vabbè, qualsiasi maglioncino lo prendevo tranquillamente senza guardare l'etichetta. Questo cosa vuol dire? Che io prendevo praticamente dei maglioncini con il 100% praticamente di acrilico o come cavolo si chiama, insomma, quella cosa che danno scosse di più, e non me ne fregavo perché praticamente comunque il maglioncino mi piaceva e non stavo proprio a guardare in realtà con che materiale era stato fatto. Il punto è che tutti questi maglioncini io non li ho praticamente mai indossati perché appunto voglia di prendere scosse anche no. Adesso che la mia mente, il mio cervello è cresciuto, ha fatto sì che io appunto guardassi ogni volta le etichette dei vari vestiti. Infatti questo l'ho preso perché c'è il 77% di cotone, questo vuol dire che io le scosse non le prendo e quindi questo vuol dire che il maglioncino me lo metto. E quindi niente, per 6 euro un maglioncino che ha il 77% di cotone secondo me è il top. Il secondo maglioncino che ho preso, sempre per lo stesso motivo, è questo qui, che invece è super corto, quindi me lo vedo già con un pantalone alto, a vita alta, un pantalone anche con leggings tranquillamente, un paio di jeans, un paio di mom jeans, insomma questo secondo me va bene con qualsiasi cosa, ed è praticamente sempre ovviamente con le maniche lunghe, strette, di cotone ovviamente, però è diverso dall'altro perché appunto è
stra corto. Comunque anche questa penso sia, sì, è una small, e sempre da 20 euro l'ho pagato 6 euro, quindi con meno 70% di sconto. Un'altra cosa che ho preso da Stradivarius è praticamente questa giacca. Con questo colore sempre tipo mattone, marroncino, rossiccio. È lungo, dovrebbe arrivare, mi pare, fino sopra le ginocchia, tipo, e ha i bottoni qui, le tasche, anzi, sì, le tasche, qui, e il cordoncino, la cintura che va appunto legata qui in vita. È stupenda, ragazzi, cioè veramente mi sono completamente innamorata. Questa è una, sempre una small, e da 30 euro l'ho pagato 13 euro. Le ultime due cose che invece sempre ho preso da Stradivarius sono queste bellissime giacche. Ormai in questo periodo non faccio altro che prendere giacche in continuazione, può essere di qualsiasi tipo, di qualsiasi trama, in ogni caso io prendo una giacca. Ed è praticamente questa, con questo colore un po' da vecchio, tipo marroncino, ha ovviamente le maniche lunghe ed è giacca oversize, quindi non sta tutta attillata al vostro corpo, ma sta bella come si usa insomma adesso. Questa è una ed è una praticamente extra small ed era, mi pare, anche l'ultima. Extra small costava 40 euro e io l'ho pagata 10 euro queste giacche, cioè anche no, prendiamole immediatamente. Infatti ho preso questa e poi ho preso anche questa, che questa invece ha un colore stupendo, completamente diverso. È più sul tipo azzurrino, confettino, sempre sul giallo, sempre sul punto celestino, giallino, insomma. È la stessa, sempre un extra small, sempre costata 10 euro, solo che appunto cambia il colore ed è praticamente stupenda. Ok ragazzi, io penso che il video possa finire qui perché realmente non so come ho fatto a farlo diventare così tanto lungo e in ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi siate anche divertiti e quindi noi ci rivedremo molto molto presto nel prossimo video. Ciao ragazzi!